Sì, il tema adesso importante è quello di non lasciare soli i sindaci davanti alle responsabilità che hanno per la sicurezza del territorio. Parlo delle tante questioni legate, per esempio, alla sicurezza delle scuole. Noi adesso dobbiamo fare delle verifiche entro fine anno e stabilire l'indice di vulnerabilità sismica delle scuole, dopodiché molte di queste che non sono adeguate sono costruite prima degli anni 70-80. E quindi non corrispondono alle norme vigenti in materia di sicurezza, di adeguamento appunto ai fini antisismici, dovranno essere necessariamente adeguate. E qui c'è una problematica che riguarda appunto gli interventi urgenti, quindi le risorse che servono, ma anche le procedure che devono essere veloci, e poi anche il tempo che occorre per alcune di queste per arrivare all'adeguamento. In tutto questo il sindaco non deve essere lasciato solo, questo vale anche per le infrastrutture stradali. Pensiamo dopo il ponte di Genova, tutti i ponti, i viadotti italiani, tutte le strade che hanno delle problematiche di sicurezza devono essere messe velocemente in sicurezza, devono essere realizzate dei lavori, quindi mancano anche lì delle risorse, mancano anche lì degli strumenti che possono consigliare i sindaci di realizzare velocemente queste opere, e soprattutto i sindaci devono essere accompagnati in questa responsabilità da altri enti come le regioni e come lo Stato. In tutto questo io credo che anche la Fondazione Patrimonio di ANCI possa dare un aiuto ai sindaci, nel senso che l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio immobiliare dei comuni. Ovviamente mettendolo anche in sicurezza, rendendo più efficiente anche lo stesso patrimonio da un punto di vista energetico, da un punto di vista anche dell'adeguamento sismico. Quindi noi abbiamo immaginato in questi anni degli strumenti, come per esempio quello dei fondi immobiliari, che consentono ai comuni, anche quelli piccoli, di costruire nuove scuole che sono più adeguate, di realizzare impianti sportivi che sono ovviamente più efficienti. Legate, possono essere maggiormente idonee anche allo svolgimento degli sport, che sono ovviamente rinnovati come spettacolo, come idea di spettacolo, e mettiamo a disposizione dei sindaci e delle amministrazioni degli strumenti nuovi che sono di partenariato pubblico-privato, a cui possiamo fare riferimento.